Compilation numero 2 di clip tratte dal programma Bandiera Gialla del 1983, 40 anni dopo. E inizio proprio con come è cominciato il programma. Qual è il primo personaggio che appare nel mio Bandiera Gialla? Il mio idolo televisivo, Renzo Arbore. Avere davanti a me Renzo Arbore, Caterina Caselli, che sono lei mi piaceva moltissimo da ragazzo, poterle intervistare è stato veramente, non dico emozione perché non mi sono mai emozionato, però capivo che era per me era un momento importante, giocare, scherzare con Arbore. Poi entra Gianni Pettenati, che è l'autore di Bandiera Gialla, c'è Ivan Cattaneo che aveva fatto il disco Bandiera Gialla, che era testimonial del Bandiera Gialla, poi c'è una piccolo cameo di Django Edwards, un comico molto famoso internazionale che viene al Bandiera Gialla per fare alcuni spettacoli, e per terminare naturalmente Jessica. Benvenuti Bandiera Gialla clip 2. Che mi hai portato a fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più bene? Un attimo solo, Caterina, Renzo, Ivan, vi presento Bandiera Gialla, Gianni Pettenati. Noi ci conosciamo già tutti da tempo, quindi la presentazione sono fuori luogo, visto che... Ci siamo incontrati dal dentista quando tu ti sei fatto quella protesi nuova, sì, e io ho dovuto cambiare tutta la dentiera, sai, vecchi, l'incontro tra i vecchi. Sì, sì. Sì, senti, ma tu che usi, il maico? Come per sentire? No, io faccio queste cose per tenere, no, sulle linee. Credevo che usassi, no, perché tutti vecchi, perché usassi il maico, perché io uso l'amplifone, mi trovo meglio con l'amplifone. Ma io ho un bastoncino di corno che va benissimo, cioè che ogni tanto, perché la gamba sinistra ha un po' di sciatalgia. Non ne parliamo. What about reumatismi? Non parliamo di reumatismi. Sì, sì, avevo reuma o muerte. Ci riuscite a fare a cantare Bandiera Gialla? No, no, nessuno. Puoi chiedere tutto. Solo lui. Nemmeno io ci riesco. Nemmeno io, ma non mi ricordo più le parole. Senza orchestra non si può fare. Finché vedrai sventolar Bandiera Gialla, saprai che qui si balla e il tempo volerà. Brutta questa canzone, orrenda. Perché? Non ti piace? Con tutto il rispetto per Gianni Pettenati, perché lo stimavo moltissimo, però mi piacevano molto di più le canzoni tipo La Rivoluzione, era molto nuova per quel periodo, poi il Cara Giudi Ciao. Cara Giudi Ciao, vuoi andare mai? Mi mancherai, ma non piangerò. Siamo qui. Se lo vuoi. No, grazie. No, perché mi mangiare, già tutto mangiare, filuccato. Poi dice, no, ma mangiare un gelato così, di fronte, così, non offrirlo al pubblico, io vorrei moltiplicarli per... Così, ecco. No, vorrei anche dire, vorrei moltiplicarlo per 1.000, 10.000, 100.000 gelati e venirlo a portare personalmente nelle vostre case. Dei gelati. Addirittura adattarlo alle vostre bocche, ma non lo posso fare perché la televisione è ancora arretrata rispetto al nostro cuore napoletano. Senti, ma quando esce questo tuo film? Porca miseria, guarda. Dai. Esce Natale, ci vuole tempo. Mi hai detto sei la pende che sei divertita moltissimo. Eh sì, vuoi fare una parte? Dove? Subito. Subito. No, esce Natale, sì. E cosa dovrei fare? Mangiare il gelato insieme a te? Io faccio tutto adatto. Fare Caterina Caselli. Come? Fare Caterina Caselli. Ma va? Io rivoluziono le leggi del cinema perché faccio fare alle persone quello che sanno fare. Di solito le persone sanno fare se stesse. Ma tu che cosa mi faresti fare oggi, Caterina, come oggi? Caterina Caselli. Di oggi? No, io ti farei fare la Caterina Caselli di... Verità, la verità oggi però non esiste in televisione, soprattutto in campo musicale dove tutto si dice ha successo, tutto va bene. Come dice un testo sacro, appunto lanciato da Caterina, ti fa male, lo so. La verità... la verità è quella vera, sì, è vero, eh. È vero o no? Fa male, la verità. Fa male o no? Non lo so, no. Io non, no, io sono, no, non fa male. Completamente contrario. Sai cos'è? Che la verità non è creduta. Spesso non è creduta. Sì. Se tu vuoi stupire le persone, oppure vuoi che loro non ti credano, tu dici la verità. Loro prova non ti dire. Credono. Dimmi la verità, Laura. La verità.
La verità e la giustizia trionfano sempre. Ai tuoi tempi, nonna, ora è tutto il contrario. La verità mi fa male. Luigi, vieni, vieni. E com'è andata a mangiare, Sara? La pubblicità.